anche in casa parrocchiale, questa settimana abbiamo iniziato a discutere se sia meglio tenere aperte le finestre per far entrare un po' di aria, oppure se sia meglio tenerle chiuse per evitare che entri aria calda in queste giornate così afose. Naturalmente io sono per la seconda ipotesi, comunque la discussione rimane aperta. Anche per quanto riguarda il Vangelo di questa domenica si offre un dilemma. Qual è l'aspetto più drammatico della situazione? Sembrerebbe a prima vista quello della tempesta, che incute tanta paura ai discepoli pescatori del lago e quindi ben consapevoli dei pericoli che comporta una bufera in mezzo al lago. Eppure a me sembrerebbe, per la verità, che sia più drammatica l'altra situazione, quella che è apparentemente più tranquilla, cioè il fatto che Gesù tranquillamente dormiva. Anche questa volta dobbiamo riconoscere, come è successo qualche domenica fa, quando abbiamo notato l'unico brano del Vangelo in cui si parla di Gesù che canta, così anche oggi dobbiamo riconoscere che questo è l'unico brano in tutti i Vangeli in cui si dice che anche Gesù dormiva, e lo fa proprio nel momento meno opportuno, quando la sua presenza, il suo aiuto sarebbero tanto necessari visto il pericolo incombente. Verrebbe quasi da pensare che in realtà Gesù fosse sì là coricato a poppa dalla barca, ma con l'occhiolino aperto e l'orecchio ben teso, pronto a cogliere il primo cenno di richiesta d'aiuto da parte dei suoi discepoli, come se tutto fosse previsto per poter manifestare ancora una volta la sua potenza, e questo per rafforzare ovviamente la fede dei discepoli. Ma anche se non ci fosse questa sottile premeditazione da parte del Maestro, sicuramente l'effetto è proprio quello. Una ammirazione incondizionata da parte dei discepoli, che riconoscono in lui lo stesso potere, la stessa grandezza del Dio creatore che comanda i cieli, la terra, il mare e i loro confini. Certamente per noi uomini del terzo millennio, che riusciamo a mandare e a telecomandare come se fosse un giocattolo, un robot su Marte, distante milioni e milioni di chilometri, forse questo miracolo sconvolge un po' meno. Ma la domanda finale sorge spontanea anche a noi, come ai discepoli in quel momento: come non obbedire a uno al quale persino il mare, i venti, gli elementi della natura obbediscono quasi istantaneamente? Perché in effetti ci rendiamo conto che anche noi facciamo ancora molta fatica ad ascoltare tutti gli insegnamenti di Gesù e a metterli in pratica, probabilmente più pronti ad assecondare il buon senso comune e il politicamente corretto della nostra società, senza una adeguata attenzione critica e senza mettere al vaglio la vera autorevolezza di questa maggioranza che sembra indirizzare verso un buon senso che tutti dovremmo avere, perché è giusto così. Non pretendo che tutti ci mettiamo a studiare per diventare dei veri esperti scienziati virologi, però notare l'incongruenza di alcune norme che sfiora addirittura il ridicolo, che abbiamo sopportato in questo anno per difenderci dalla pandemia, dovrebbe farci riflettere e aiutarci a ritrovare un sano senso critico che ci aiuta a decidere personalmente che cosa è davvero importante per la nostra vita. Sicuramente dovremmo preoccuparci di essere più ubbidienti a Gesù che non ai falsi profeti del nostro tempo. Solo così saremo davvero certi di poter partecipare non solo per qualche anno al benessere che ci offre la nostra bella società dei consumi, ma soprattutto di poter partecipare in pienezza a quella vera e completa gioia che ci promette il Signore Gesù, che vivremo insieme a Lui e al Padre Celeste, insieme a tutti i santi, nel suo regno del cielo. Ed ora ascoltiamo il Vangelo.
dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai discepoli: passiamo all'altra riva. E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, sulla barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.